Buongiorno a tutti. Venerdì 1 giugno alle ore 16 salgono sopra Luigi Di Maio, Salvini e professor Giuseppe Conte con tutta la lista dei ministri per dare in mano il nuovo governo, finalmente eletto dal popolo. Con il contratto di governo che hanno scritto e firmato tutto quello che sta scritto nel contratto di governo, questo nuovo governo fra il Movimento 5 Stelle e fra la Lega, che è centrodestra, devono rispettare tutto quello che sta scritto. Ascoltando i ministri che saranno ognuno collegati alle loro poltrone, rispetteranno tutto e si comincia a fare le cose serie. Questa è la Terza Repubblica, un cambiamento finalmente dopo di quello che hanno fatto gli altri partiti o il partito in questi anni che ci hanno portato alla povertà. Adesso con la Terza Repubblica questo cambiamento è una, no, non una novità, è una rivoluzione. Finalmente, finalmente si comincia a fare sul serio, si comincia a fare sul serio per il sud, anche per il nord. Lavoro per tutti i giovani è la cosa importante, fare venire in Italia tutte le aziende che sono andate, se se ne sono andate per l'IVA, per le tasse, farli venire, abbassarsi tutto l'IVA, le tasse e portare posti di lavoro per tutti i giovani, posti di lavoro per i giovani che hanno studiato, che si sono laureati, diplomati, avere il loro lavoro per lo studio che hanno fatto, dare fondi a tutti gli ospedali, le sanatorie, perché la gente se va lì deve stare tranquilla. I bambini disabili, i bambini malati, madre, genitori che non hanno la possibilità di curare, devono essere curati con i soldi dello Stato. E che sia giusto questo, i pensionati con le pensioni, aumentarci le pensioni, perché un pensionato deve mangiare, perché è giusto, non deve morire di fame o andare a raccogliere il cibo nei cassonetti vicini ai mercati. Non è giusto questo. Nelle strutture sanatorie dove ci sono gente, devono essere curati con i soldi dello Stato. I dottori, i laureati che si sono diplomati come dottori nelle sanatorie, è giusto che vengano messi dottori specialisti nelle loro competenze e che ogni persona viene curata dal sud al nord, che vengono messi in tutte le parti dell'Italia, e questo è anche giusto. No, che un dottore del sud deve andare al nord e al sud non c'è niente. No, le strutture devono essere anche dal sud con i dottori specialisti, perché una famiglia non deve immigrare per andare avanti e dietro, e io ne so qualcosa. È giusto questo. Finalmente si comincia a sentire un po' di profumo di pulito. Si comincia a sentire il pulito, è quello che è importante. Sperando che viene fatto tutto alla perfezione, che il popolo è contento di quello che farà. Dobbiamo dare un po' di tempo, ci vogliono dei mesi che si comincia a ingranare. Diamoci un po' di tempo, un po' di fiducia. Questo nuovo governo, la sicurezza per le strade, per le famiglie, per i bambini, che devono stare tranquilli, non devono essere né violentati né ammazzati dagli extracomunitari più che altro. 5 miliardi per gli extracomunitari, non vedono l'ora di tagliarli quei 5 miliardi.
troppi. E persone non indegne per l'Italia, quelli questi extracomunitari, che non sono indegni di stare in Italia, perché commettono, devono andare via, via. In Italia devono rimanere persone per bene, extracomunitari, per bene. Quelli malati di testa devono andare via le case loro. Basta extracomunitari che vengono in Italia, si finisce questa storia. Nell'Unione Europea bisogna cominciare a alzare la voce, a dire le cose giuste. Noi italiani non siamo una massa di scrocconi e via di seguito, come veniamo definiti dall'Unione Europea. Per niente proprio, non sanno neanche loro cosa dicono, perché hanno capito che mo devono avere paura, non solo loro, anche i governi che hanno governato fino adesso. Con questo cambiamento e con questo partito, con questo governo, avranno gratti da pelare. Sono cavoli loro, perché mo adesso si fa sul serio. Mo adesso, quando uno si siede sui tavoli con tutti, con tutta l'Europa che trattano, che trattiamo, si fa sul serio. E con noi basta, hanno finito. Hanno finito, mo adesso si fa sul serio. Era impossibile che questo governo non veniva, dopo essere contratto di governo, letto i ministri, dato tutto un programma perfetto, fa ministri tutto alla perfezione, il nostro Presidente della Repubblica, quando ha detto di no, era una cosa impossibile, perché lui deve ricordare che sopra di lui ci sono anche sulla Costituzione, che comanda anche a lui, le Camere, di cui lui ha detto la sua. Però doveva venire atto il nuovo governo, perché poi si sono mossi tutti, non solo il popolo, tutti, anche la Camera, al Senato, che non hanno dato fiducia. La Costituzione è una cosa seria, cioè non è che sopra la Costituzione c'è il Presidente, il Capo dello Stato, Mattarella, no, su di lui ci sono le Camere, che hanno ancora l'ultima parola. Bisogna rispettare le cose, meno male. Il 2 giugno ci sarà Di Maio a Roma, che spiegherà tutto quello del nuovo governo che ci farà. Ieri abbiamo sentito a Salvini, sabato sentiremo sabato, perché oggi no, sabato sentiremo a Roma quello che farà Di Maio, cosa metterà, cosa farà fra il nord e il sud, fa tutta la gente, fa il popolo che ha bisogno, dagli invalidi, dai pensionati, dal posto di lavoro, per i giovani, tutto, da là alla Z. Si comincia a fare sul serio, finalmente abbiamo un governo del popolo, e quelle che hanno scritto devono rispettare. Finalmente si comincia, io sento già profumo di cambiamento, lo sento nell'aria, finalmente. E fare venire tutte le aziende e portare lavoro in Italia. Quella è la cosa importante per i nostri figli. Buon governo a Salvini e Luigi Di Maio.